È bello ritrovarsi qui, cari amici, in questo luogo santificato dalla presenza di San Pio della Pietrelcina. È qui, in questa terra benedetta, che voglio presentare il mio 8° lavoro musicale e che dà un titolo tutto speciale. È il mio 8° disco, il mio 8° progetto, Guarda il cielo. E ho voluto mettere in questa copertina degli elementi che mi appartengono. Innanzitutto la mia terra, questa terra del Gargano. Qui ci troviamo, sul Gargano, il luogo, dicevo, benedetto da San Pio. E questa terra che è terra benedetta dal Signore, e in particolare è il mare del Gargano, le montagne del Gargano, con la baia e l'arco San Felice, Vieste, che è un po', dicevo, il luogo, non soltanto il luogo dove io ci sono nato, ma è anche il luogo a volte di grande contraddizione, di grande sofferenza, questo nostro luogo del Gargano. Però mi piace questo luogo perché io in questo luogo, ripeto, ci sono nato ed è da qui che ho imparato a guardare il cielo. E ho voluto poi mettere in questa copertina due bambini che sono poi i miei due nipoti, Gabriele e Ilaria, perché voglio che ognuno di noi possa guardare il cielo con gli occhi proprio, ecco, dell'innocenza, proprio con gli occhi dei bambini, anche perché desiderare nella nostra vita non soltanto le cose della terra, il nostro progettare, il nostro vivere, la nostra quotidianità, ma soprattutto cercare di guardare il cielo. Del resto c'è anche qui in questo brano, in questo disco, un brano di San Paolo quando dice: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Ed è un disco davvero speciale per me, non soltanto perché c'è un percorso di vita, un percorso di fede, ma perché nasce da un'esperienza particolare, da un momento particolare della mia vita, il momento della sofferenza, il momento del dolore. Ho raccontato proprio lo scorso anno qui a Teleradio Padre Pio, Padre Pio TV, ho raccontato proprio il miracolo che il Signore ha fatto alla mia vita. Innanzitutto io avevo perso tutto l'orecchio sinistro, l'udito, con una malattia, la otosclerosi, meno 93%. Ho fatto poi l'intervento a Piacenza pensando di darmi l'80-85%, invece i medici hanno parlato di un miracolo, un dono da parte di Dio, cioè il recupero del 100% dell'udito, e di questo non posso che ringraziare il Signore, ringraziare Padre Pio perché l'ho sentito sempre vicino a me. Dicevo, è un percorso, queste canzoni nascono proprio da questo percorso, da questo cammino di vita e di fede. È qui che ho raccontato, soprattutto in questo disco, l'ho fatto anche negli altri miei lavori musicali, ma qui in modo particolare, in Guarda il cielo, ho raccontato che non siamo mai soli, che non dobbiamo mai sentirci abbandonati, che anzi la sofferenza, come ci insegna da questo luogo benedetto Padre Pio, che la croce, la sofferenza, la malattia ci possono aiutare a non perdere mai la speranza. E chi non perde la speranza vivrà sempre nella gioia e con il sorriso sulle labbra. E allora, cosa dire, lasciamoci guidare da questo, come ha guidato il Signore la mia vita, come il Signore ha fatto alla mia vita, lasciamoci guidare anche da questi brani, da queste canzoni, perché possiamo davvero riprendere il nostro cammino e ritrovare la speranza. Per cui vi invito ad ascoltare il primo brano che farà un po' sintesi alla mia vita, la mia vita di sofferenza, la mia vita quasi di solitudine e di morte, per poter viaggiare nel tempo e riprendere la speranza. In luoghi tenebrosi ti ho cercato, lontano dalla pace e dalla gioia, nell'ombra della morte ero avvolto. Luce di verità ho rifiutato, ho camminato in vano sulla terra, senza una meta, senza una strada, molte illusioni e grandi delusioni, sono inciampato senza più certezze. Andrai,
tra la gente con il cuore, tu riuscirai nella notte del dolore, ce la farai con la forza dell'amore, tu cammina insieme a me. Cammina insieme a me. Senza sbagliare puoi ricominciare, io ti aspetto, mai non dubitare, un nuovo giorno per te è ormai spuntato, apri il tuo cuore e canta con gioia, come andrai tra la gente con il cuore, tu riuscirai nella notte del dolore. Ce la farai con la forza dell'amore, tu cammina insieme a me. Viaggia nel tempo, ogni giorno un nuovo dono, ama e vedrai, la tua vita cambierà. Apri il tuo cuore, sciogli le tue ali ormai, come sole tu sarai. Non ti arrendere mai, neanche quando la fatica si fa sentire, neanche quando il tuo piede inciampa, quando i tuoi occhi bruciano, quando i tuoi sforzi sono ignorati, neanche quando la delusione ti avvilisce, quando l'errore ti scoraggia, quando il tradimento ti ferisce, neanche quando il successo ti abbandona, quando l'ingratitudine ti sgomenta, neanche quando l'incomprensione ti circonda, quando la noia ti atterra, quando tutto ha l'aria del niente, quando il peso del peccato ti schiaccia, invoca il tuo Dio, stringi i pugni, sorridi e ricomincia. Tua vita cambierà, apri il tuo cuore, sciogli le tue ali ormai, come sole tu sarai, come sole tu sarai, come sole, come sole tu sarai. Bene, dopo Viaggia nel tempo, permettetemi di posizionarmi in questo luogo, perché questo è un luogo benedetto dal Signore con la presenza di San Pio. Ma qui qualche anno fa fece un'intervista un mio grande amico, che è il più grande artista della music, Christian Music, in Italia e non solo, e nel mondo, che è Roberto Bignoli, che è scomparso lo scorso 13 marzo 2018. Perché voglio citare questo mio amico, questo nostro amico anche di Padre Pio TV? Perché tutto il lavoro musicale, guarda il cielo, eccolo qua, è dedicato al mio amico Roberto Bignoli. Qui c'è una mia foto dove lo scorso anno, il 12 agosto 2018, abbiamo dedicato proprio un tributo a Roberto Bignoli. Io ho scritto nella dedica: al mio amico e maestro di vita e di fede, Roberto Bignoli, più grande artista della Christian Music in Italia, innamorato di Gesù e di Maria. E allora l'esperienza, questo mio cammino, questo mio percorso, l'ho potuto intraprendere, quello musicale, ma anche questo percorso di vita e di fede, grazie anche alle esperienze di questo uomo di Dio che era innamorato di Gesù e di Maria, che attraverso la sofferenza, attraverso quelle due stampelle, ci ha ricordato che dobbiamo rivolgere lo sguardo verso il cielo. Ecco perché ho voluto dedicare a Roberto Bignoli.
e sto per farvi ascoltare il secondo brano di questo mio lavoro musicale, Guarda il Cielo, che è dedicato proprio alla Vergine Santa, alla Vergine Maria, che si chiama Maria Unico Fiore. Chi può aiutarci in questo percorso, in questo cammino a guardare il cielo, se non proprio lei, la Madre di Dio e la Madre nostra, Maria Unico Fiore. Tu che da sempre hai creduto all'amore e nel silenzio accolto il Signore anche per me, anche per me. Fatto fiorire il mistero di Dio, nello stupore il Messia nasceva in te, in te. Storia d'amore che offri e poi di tenerezza riempi il cuore, tu ci sostieni e cammini insieme a noi. Tu sei l'unico fiore sbocciato sulla terra, conoscere te per amare Gesù. Tu Maria nostra madre, regina sei del cielo, la strada sicura che ci conduce lassù. Te contempliamo la croce di Cristo, infondi coraggio e stringi la mano ancora per noi. Offri l'invito a guardare il cielo, ci apri la strada e conduci al cuore di Dio, al cuore di Dio. Dolce Maria, cammina con noi, gioia e speranza portiamo nel cuore, un'era di pace nel mondo trionferà. Tu sei l'unico fiore sbocciato sulla terra, conoscere te per amare Gesù. Tu Maria nostra madre, regina sei del cielo, la strada sicura che ci conduce lassù. Dolce Maria, cammina con noi, gioia e speranza portiamo nel cuore, un'era di pace nel mondo trionferà. Tu sei l'unico fiore sbocciato sulla terra, conoscere te per amare Gesù. Tu Maria nostra madre, regina sei del cielo, la strada sicura che ci conduce lassù, che ci conduce lassù, lassù. Tu che da sempre hai creduto all'amore e nel silenzio accolto il Signore anche per me. E il terzo brano, che un po' fa la sintesi di questo mio lavoro musicale, è proprio Siamo Angeli, Siamo Uomini. E dicevo, questa nostra terra è terra di contraddizione, ma non andiamo troppo lontano, la nostra vita, la mia vita, a volte è di grande contraddizione. C'è sempre il bene, c'è sempre il male. Io scrivo proprio così: stai lontano dal male, prova a fare del bene. Siamo angeli, siamo uomini, siamo il bene e il male, ora puoi cambiare. E allora, se la grande esperienza di San Pio, da questo luogo, dicevo, benedetto del Signore, ma qui abbiamo anche lui,
nostro Signore Gesù Cristo, che può, non solo ci ha dato l'esempio, ma può aiutarci a realizzare, ecco, sempre il bene nella nostra vita e a ricordarci soprattutto che non siamo soltanto fatti di terra, di fragilità, ma siamo anche angeli, cioè siamo fatti di cielo, siamo fatti per il cielo. E allora ecco l'invito ad essere angeli, ad essere uomini e cercare di fare la volontà del Signore. Siamo angeli, siamo uomini, tra la terra e il cielo, ora puoi volare. Vai lontano dal male, prova a fare del bene, ama veramente, fai fiorire la vita, cavalca la tempesta, più coraggioso sarai, trova sempre la forza per ricominciare. Urbani! Guarda verso il cielo, guarda l'infinito, troverai la strada, farà battere il cuore del nuovo giorno. Non aver paura, è questo il tempo della speranza. Con le mani! Siamo angeli, siamo uomini, siamo il bene e il male, ora puoi cambiare. Siamo angeli, siamo uomini, tra la terra e il cielo, ora puoi volare. Ora corri lontano, corri verso la meta, sii umile e forte, non lasciarti ingannare, sii sempre te stesso e felice sarai. Ora puoi cantare la magia dell'amore. Siamo angeli, siamo angeli, siamo uomini, bene e il male, ora puoi cambiare. Siamo angeli, siamo uomini, tra la terra e il cielo, ora puoi volare. Siamo angeli, siamo uomini, siamo il bene e il male, ora puoi cambiare. Siamo angeli, siamo uomini, tra la terra e il cielo, ora puoi volare, volare. Puoi volare. Cambiare tra la terra e il cielo, ora puoi volare. Siamo angeli, solo con le mani. Siamo uomini, siamo angeli. Tra la terra e il cielo, ora puoi cambiare. Ora puoi cambiare. Tra la terra e il cielo, ora puoi volare. Presentare qui in questo luogo benedetto da San Pio e da Pietrelcina, il mio ottavo lavoro musicale, Guarda il cielo, ritengo una grande grazia. Ho parlato di percorso, di vita e di fede, un po' quello che è il cammino della nostra vita. E Maria ci ha aiutato in questo cammino a poter guardare il cielo. Siamo angeli, abbiamo appena ascoltato, ed ora vi farò ascoltare proprio Guarda il cielo, che dà il titolo a tutto questo progetto musicale, il mio ottavo lavoro musicale. Ma permettetemi di ringraziare alcuni amici che un po' hanno arricchito anche questo lavoro musicale. Innanzitutto gli arrangiamenti di Nicky Saggiomo, di Alessandro Daco, ma in modo particolare permettetemi un grazie speciale ad Aldo Valente, che è il tastierista dei Nuovi Angeli
dove a Torino ha fatto davvero gran parte di questo lavoro musicale in un modo tutto davvero eccezionale. E poi permettetemi di ringraziare Don Francesco Carlino di Roccella Ionica in Calabria, dove ne ha curato praticamente un biblista che ne ha curato tutta la parte biblica, la parte spirituale di ogni brano che è presente in questo disco. E poi un grazie particolare a Claudio Venturi che mi ha regalato un canto bellissimo, Vorrei volare, e ancora Aurelio Pitino con Paola e Barbara che hanno arricchito, ecco, la parte delle voci con la loro esperienza gospel. E permettetemi un grazie davvero speciale a Tina Maciale di Bitonto, che ha realizzato questo quadro in acrilico e quindi che ha captato un po' quello che era la mia idea iniziale e ha realizzato tutto questo bellissimo disegno. Beh, guarda il cielo, è il tempo, questo è il tempo per guardare il cielo. Io in questo ultimo brano di questo disco scrivo proprio così: tra ansie e incertezze guarda il cielo, non più nemici ma tutti fratelli, un unico abbraccio, l'abbraccio con Dio, e insieme cantiamo l'alleluia. E allora, se noi siamo tutti fratelli, se noi ci vogliamo bene, se noi ci amiamo come ci ha detto nostro Signore, e soprattutto Padre Pio ci ha insegnato con la sua vita, una vita fatta di semplicità, fatta di piccole cose, allora guardare il cielo con questi occhi, con gli occhi dei bambini, sarà davvero più bello, sarà davvero più affascinante. E poi sarà bello essere anche in questo modo cristiani, perché questo ci chiede il mondo, questo ci chiede il Signore, di essere cristiani, di amarci, di volerci bene e di testimoniare con la nostra vita. E allora guarda il cielo, come ci ricorda San Francesco d'Assisi, quel sogno che diceva voglio mandarvi tutti in paradiso, desideriamolo il paradiso, perché in questo modo saremo bene già su questa terra e proiettati verso il cielo. Pace e bene. Certezza, guarda il cielo, tu canta e cammina, ama la vita, non più nemici ma tutti fratelli. Abbraccio, l'abbraccio con Dio, e
e insieme cantiamo, cantiamo così. Alleluia, con le mani. Ah.